L'Italia ha votato. Non un solo incidente in tutta la penisola nelle giornate del 6 e 7 novembre. Nella capitale e nell'ultimo villaggio di frontiera le operazioni si sono svolte regolarmente. Lieve incremento delle estreme e affermazione della Democrazia Cristiana, specie nel sud, dove ha rafforzato le posizioni. In alcuni comuni il problema delle giunte difficili esiste tuttora. Si risolverà democraticamente nel clima creato dal nostro popolo, dimostratosi nel voto amante della libertà e delle istituzioni democratiche. Tra i primi a Milano hanno votato gli sportivi più cari al cuore dei milanesi. Danno l'esempio il velocista Maspes con la moglie, il discobolo Adolfo Consolini e il campione Duilio Loi, d'ottimo umore. Giunta difficile a Firenze, dove il candidato La Pira si reca a votare. Il baritono Bechi è stato tra i primi all'apertura dei seggi. Napoli vota calando, Nunzio Gallo non ha perso un minuto e sbrigativo anche il comandante Lauro. In tutta la Campania le percentuali hanno raggiunto alti livelli. Il presidente della Camera Leone è stato fra i primi e i più solleciti a votare. Alle urne in Sardegna gli onorevoli Corrias e Magia. E poi i pastori, scesi dalle montagne. Anche lassù è intesa la democrazia.